Arriviamo qui sotto la tua croce, dopo la fatica, la salita dietro te. Ora sei così, verbo senza voce, con lo sguardo a terra e con le braccia al cielo che scende da lassù dentro le mie mani, dentro questa vita di perché. Qui sui passi dell'amore incontriamo te, ed ogni volta è più grande. Libertà per sempre qui. Ti ritrovo qui quando arrivo stanco, quando dentro al pianto le parole muoiono e rinascono sulla tua parola. Passi dell'amore incontriamo te, ed ogni volta è più grande. Qui ai piedi dell'altare apri il cuore a noi, tu che hai pagato già la nostra libertà per sé. Il tuo amore è per sempre. Buon pomeriggio dalla Cattedrale di Torino, dove stiamo per iniziare un pomeriggio straordinario, la contemplazione della Sindone nel Sabato Santo 2021. Perché una contemplazione della Sindone? L'arcivescovo di Torino e amministratore apostolico di Susa, Monsignor Cesare Nosiglia, custode pontificio della Sindone, ha voluto questo momento di preghiera proprio perché il tempo della pandemia sta provando tantissime persone, non solo qui a Torino, in Italia, ma in tutto il mondo. Dunque una sosta di contemplazione e di preghiera per ritrovare la speranza, quella speranza che Frère Alois di Tesè, il priore della comunità di Tesè, ha chiesto ai giovani di vivere e di testimoniare, dando appuntamento proprio a Torino per il prossimo pellegrinaggio di fiducia sulla terra, quello che tutti conoscono come Capodanno dei giovani di Tesè, prossimo dicembre. E ascolteremo infatti anche il suo messaggio di speranza. Ma allora, prima arrivare anche noi di fronte alla Sindone per vivere alle 5 la preghiera con l'arcivescovo, vogliamo vivere questa mezz'ora come una preparazione del cuore, un reportage fatto da persone, da testimoni, ospiti, luoghi significativi per entrare nel mistero della Sindone. Allora, buon cammino verso la Sindone, portando nel cuore questa certezza del Salmo: il tuo amore, Signore, è per sempre. Cari amici di Torino, vi mando un caloroso saluto dal nostro villaggio di Tesè in Francia. In un momento in cui la pandemia ci costringe a tante restrizioni, è importante potersi sentire in comunione, vicini gli uni agli altri, nell'amicizia e nella preghiera.
Come sapete, speriamo con tutto il cuore di poter celebrare il nostro prossimo incontro europeo nella vostra bella città di Torino, alla fine di quest'anno, a seconda dell'evoluzione della situazione sanitaria. Grazie ai responsabili delle diverse confessioni per il loro invito. L'iniziativa del vostro arcivescovo Cesare Nosilia di offrire in questo Sabato Santo un tempo di contemplazione della Sacra Sindone sarà un concreto sostegno spirituale per accogliere la presenza di Cristo nelle gioie e nei dolori della nostra vita. Sì, contemplando la Sacra Sindone, guardando negli occhi di Cristo, siamo invitati a discernere un nuovo orizzonte, oltre la violenza umana, oltre i disastri ambientali e le malattie. Saremo in grado di discernerlo in comunione con ognuno di voi, soprattutto con coloro che soffrono per la malattia o la solitudine. Voglio pregare con queste parole. Cristo Gesù, hai dato la tua vita per aprirci una strada verso Dio e sei presente accanto ad ogni essere umano. Tu ci assicuri che non saremo mai soli, perché lo Spirito Santo vive in noi, ci conforta, ci sostiene e ci ispira a seguirti. Sì, il tuo amore è per sempre. Il nostro viaggio inizia da uno dei luoghi più suggestivi di Torino, il Monte dei Cappuccini, da dove si può cogliere una vista straordinaria sulla città con i suoi monumenti, le sue bellezze, la sua pianta romana. Ma non solo, alle nostre spalle in alto c'è la Basilica di Superga, segno di una grande storia ma anche di una presenza particolare in città, quella dei Savoia, la Casa Reale. E perché guardiamo ai Savoia? Perché c'è un legame molto stretto tra la presenza della Sindone a Torino e Casa Reale. Per capire allora il senso di questa storia e introdurci anche a secoli che hanno accompagnato la presenza della Sindone qui a Torino, ci rivolgiamo e salutiamo, ringraziandolo, il professor Gianmaria Zaccone, che è il direttore del Centro Internazionale di Studi della Sindone. Benvenuto. La prima domanda è questa: Sindone e Savoia, perché? Perché dobbiamo mettere insieme i Savoia e la Sindone per la presenza qui a Torino del telo? Grazie Don Luca. Il rapporto tra i Savoia e la Sindone è un rapporto che dura e durerà più di 500 anni. Comincia nel 1453, quando il Duca Ludovico di Savoia entra in possesso della Sindone. La Sindone viene portata prima un po' in giro, al seguito della corte, che era una corte itinerante, poi troverà la sua sistemazione definitiva dal 1506 nella Sainte-Chapelle di Chambéry, del castello di Chambéry, dove sarà oggetto di venerazione e dove comincerà a essere nota nel mondo. Ma la grande notorietà partirà dal momento in cui la Sindone arriva a Torino. Siamo nel 1578. Il duca Emanuele Filiberto aveva da qualche anno spostato la capitale da Chambéry a Torino per questioni strategiche e porta anche la Sindone, perché la Sindone è la reliquia dinastica, è il segno della benevolenza di Dio verso la dinastia, così come erano altre reliquie per altre dinastie. È una legittimazione dall'alto del potere del principe che viene da Dio, e la Sindone comincia a essere sempre più nota, sempre più venerata, comincia una grande letteratura anche relativa alla Sindone. Nel 1694
si finisce la cappella della Sindone, dove trova sistemazione il Lenzuolo. Tra il Duomo, Palazzo Reale e Palazzo Madama si svolgono le ostensioni della Sindone, prima annuali e poi anche per determinate occasioni di celebrazione della dinastia, come matrimoni. La Sindone non si muoverà più da Torino se non nel 1706, in occasione dell'assedio di Torino da parte dei francesi, risolto poi con l'intervento delle truppe imperiali comandate da Eugenio di Savoia, che proprio da Superga, con Vittorio Amedeo II, studia la strategia per la liberazione di Torino. E poi andrà ancora via durante la Seconda Guerra Mondiale, nel santuario di Montevergine, vicino ad Avellino. L'ultimo re d'Italia in esilio, Umberto II, con il suo testamento nel 1983 cede la Sindone alla Santa Sede nella persona del Sommo Pontefice, ma la Sindone continua a rimanere a Torino, continua a restare un simbolo della città, un simbolo sacro della città, noto in tutto il mondo. Molto interessante, ma se mi permetti, prima dei Savoia, che cosa possiamo dire anche dal punto di vista storico? Allora, la storia prima dei Savoia è una storia complessa. Sappiamo con sicurezza che dalla metà del 300 è nelle mani di una famiglia nobile francese che la ostende nel suo feudo a Lirey, vicino a Troyes, dove sorge una serie di questioni con il vescovo locale e il Papa Clemente VII di Avignone, perché siamo nel periodo del grande scisma, ma anche nel tormentato periodo della guerra dei cent'anni. Il primo possessore muore, Geoffroy de Charny, proprio a causa della guerra dei cent'anni. La Sindone rimane in famiglia e sarà poi l'ultima discendente di Geoffroy che la cederà ai Savoia nel 1453. Come sia arrivata nelle mani degli Charny non ne abbiamo idea, ci sono tantissime ipotesi. Sicuramente la Sindone come nome la troviamo già nei Vangeli, la troviamo usata per la sepoltura di Gesù, quindi la tradizione ha sempre ritenuto che questa Sindone, che oggi è a Torino, sia la stessa che era stata usata per la sepoltura di Cristo e quindi che porti la sua impronta. Tuttavia, per il primo millennio, noi non abbiamo notizie precise dell'esistenza di una Sindone che abbia le caratteristiche di quella che c'è oggi a Torino. Sappiamo dell'esistenza e della conservazione di tante reliquie di Gesù, tra cui anche la Sindone. Ad un certo punto si parla della possibilità che esistesse una Sindone con una immagine. Pare che fosse stata vista nel 1204, all'epoca della Quarta Crociata, a Costantinopoli, da dove sparisce. Però non abbiamo, ripeto, documenti iconografici o scritti che ci consentano di identificare l'oggetto di cui si parla in questo primo millennio. Sicuramente il legame che c'è è un legame forte, perché è un legame di devozione nei confronti di ciò che è rimasto del passaggio di Cristo sulla terra, di devozione nei confronti dell'immagine di Cristo, del volto di Cristo, che poi in qualche modo sarà soddisfatta con la comparsa di questa straordinaria immagine che possiamo vedere impressa sul Lenzuolo. Grazie al professor Gianmaria Zaccone per la sua esperienza e per averci introdotto alla storia e al mistero della Sindone. Allora non ci resta altro che scendere in città per contemplare questo mistero. Siamo in Piazza San Carlo, una delle piazze più belle di Torino, il salotto della città. E siamo davanti alla chiesa dedicata a San Carlo Borromeo, una chiesa importante per il nostro cammino, perché i Savoia la vollero per ricordare l'arrivo della Sindone qui a Torino in occasione del pellegrinaggio che fece San Carlo Borromeo dopo la peste.
E qui incontriamo un esperto, un grande testimone che ci introdurrà al senso profondo di quello che stiamo per vivere. Don Roberto Gottardo, presidente della Commissione Diocesana della Sindone. Ciao Don Roberto, grazie per la tua presenza. Il Vescovo pregherà davanti alla Sindone, portando davanti alla Sindone il mondo intero. Che significato ha questo? Sì, dal pellegrinaggio di San Carlo Borromeo che questa chiesa ci ricorda fino ad arrivare ad oggi a questa drammatica esperienza della pandemia, il mistero della sofferenza ha sempre attraversato la vicenda della Sindone, anche se sulla Sindone non vediamo soltanto la sofferenza, ritengo che si possa vedere anche un segno di una pace in quel volto, una specie di luce e quindi che ci apre anche alla speranza. La preghiera ovviamente non si rivolge alla Sindone, la preghiera si rivolge a Dio. La Sindone è quanto di meno idolatrico possiamo pensare, cioè rimanda sempre a qualcos'altro da se stessa, non lascia fermare il nostro sguardo su di lei. La Sindone ci dice guarda quella vicenda di cui ti parlo e guarda anche quell'umanità ferita che puoi vedere in questo segno. La preghiera davanti alla Sindone infatti si fa anche solidale con tutta la sofferenza dell'umanità, sofferenza che proprio in quel telo lascia la sua traccia. E poi ancora la preghiera davanti alla Sindone ci aiuta a comprendere che preghiera non ad un Dio lontano, inaccessibile, in un ragionamento astratto, no. La Sindone ci ricorda che la nostra è una preghiera davanti a un Dio che si è reso incontrabile, che si è fatto vicino, in un corpo, in un volto. E questo è davvero un grande servizio, un grande aiuto che la Sindone può dare, certo, rimanendo qualcosa di non necessario. Grazie. Don Roberto, come si pone la Chiesa di fronte alla Sindone? Sì, la Sindone certamente non è necessaria alla fede. Evidentemente si può essere cristiani, credenti, senza far riferimento a questo segno. Però certamente la Sindone può essere un aiuto. Può esserlo, se non altro per quella immagine che vediamo lì sopra, un'immagine che immediatamente e semplicemente ci rimanda alle vicende di quest'uomo che ha patito, che ha sofferto, che è stato crocifisso, insomma tutto è immediatamente riconducibile alla vicenda umana di Gesù e quindi appunto può aiutare anche con quella immediatezza tipica dell'immagine. Tra l'altro oggi siamo in un tempo dove l'immagine sta assumendo una rilevanza sempre più importante. La Sindone forse ha anche un compito, un servizio da svolgere in questo tempo, con la sua immagine e con quell'immediatezza ci aiuta anche una immedesimazione, entrare anche con la vicinanza non solo intellettuale, ma anche degli affetti in quel momento, in quella vicenda, che non è che certamente quella a cui ci rimanda la vicenda di Cristo, ma anche la vicenda di ogni uomo che soffre. Quindi la devozione della Chiesa verso la Sindone è passata per lo più attraverso le ostensioni, che porta in sé il significato del vedere. Ma allora, Don Roberto, è necessario vedere per credere? Sì, il rapporto con la Sindone è passato per lo più attraverso il vedere. Ovviamente la Sindone ha come segno importante proprio un'immagine e quindi di per sé, per la sua stessa natura, chiede di essere vista. Lo stesso termine ostensione vuol proprio dire mostrare, far vedere. E questo i fedeli nella storia sostanzialmente chiedevano, no? Di vedere la Sindone, vedere quello che su essa è riportato. Certo occorre precisare, ci sono diversi modi di vedere. Qui non stiamo parlando di quel vedere tecnico-scientifico, analitico, che cerca di analizzare, di scomporre, di catalogare. Non è questo il vedere che ci aiuta di fronte alla Sindone. Abbiamo invece piuttosto bisogno di uno sguardo
che si lascia coinvolgere da ciò che guarda, che se vogliamo è proprio il contrario di quello che cerca lo sguardo scientifico, che invece cerca la distanza dall'oggetto, cerca il non coinvolgimento, nella ricerca di una oggettività, di una neutralità. Ecco, invece la sindone chiama ad un coinvolgimento, ad un'implicazione. Potremmo dire che è un vedere che ammira, che ama, è un vedere che si lascia coinvolgere da ciò che guarda. Ecco, quel vedere lì certamente aiuta la fede. E per questo penso che il contesto migliore in cui avvicinarsi alla sindone sia proprio il contesto liturgico, perché ci offre questo contesto di coinvolgimento, ci fa entrare in un ambiente, in un ambito che è orientato a una relazione, orientato a Dio, e quindi può essere davvero di grande aiuto anche questa specifica situazione in cui vivremo questa preghiera, appunto un momento che ci avvicina alla sindone ma in un contesto di preghiera, e attraverso la sindone ci rimanda a colui a cui rivolgiamo la nostra preghiera. Grazie Don Roberto, e allora continuiamo il nostro cammino verso la sindone. E siamo giunti in un luogo unico al mondo, il Museo della Sindone di Torino. E qui troviamo il professor Nello Balossino, docente all'Università di Torino e direttore scientifico del Museo della Sindone. La domanda è spontanea. Un telo, un museo, una scienza per studiare la sindone. Perché? La sindone ha due particolarità. Meglio, il museo della sindone ha due particolarità. La prima particolarità è che non è la custode della sindone, non custodisce la sindone, e la seconda è che ci sono reperti unici al mondo, reperti che riguardano la ricerca scientifica e la storia della sindone. Ricerca scientifica molto particolare, perché sono coinvolte diverse discipline, non soltanto la medicina legale, ma ad esempio la fisica, la chimica, la biologia e l'informatica. E poi ovviamente sono coinvolte le ricerche storiche. Le ricerche storiche per capire se la sindone fosse già presente prima della scoperta della sindone intorno al 1353. Potremmo allora dire che la sindone resta una provocazione per la scienza, ma anche una provocazione per la fede, è vero? La sindone è anche una provocazione all'intelligenza, se vogliamo usare questa espressione, perché per volessimo realizzare una sindone sintetica, dovremmo coinvolgere molti aspetti che, nonostante la ricerca scientifica, la tecnologia sia in una situazione molto avanzata, riuscirebbe a coprire queste particolarità. Particolarità dell'immagine sindonica, che è verosimilmente stata realizzata con la luce, ed è la luce che ce la restituisce, e ce la restituisce in un modo che ci permette di osservarla molto bene, non soltanto guardandola in modo diretto, ma guardandola anche attraverso la fotografia. E allora torniamo indietro nel tempo, al 1898, quando è stata proprio la luce, che non ha una sensibilità come ha l'uomo quando si trova al cospetto della sindone, e mette in evidenza l'uomo sindonico come se lo vedessimo nella realtà. L'uomo si è trasformato, è diventato visibile. Quello che prima era un'ombra che appare sulla sindone adesso è diventata luce, e quello che era il buio è scomparso. Rimane soltanto la luce, che è il simbolo che appare all'interno della sindone. E allora non ci resta che raggiungere la cattedrale, dov'è la sindone. Andiamo. Siamo giunti in un luogo straordinario.
Alla mia destra la cattedrale di Torino, alla mia sinistra il Palazzo Reale. Siamo nella Cappella della Sindone, il capolavoro di Guarini. E per introdurci alla bellezza e al senso di questo luogo, un ospite eccezionale, la dottoressa Enrica Pagella, direttrice dei Musei Reali di Torino. La ringraziamo di cuore perché ci offre non solo la sua esperienza, ma anche il suo cuore e la sua grande capacità di farci cogliere lo specifico, la bellezza di questo luogo. Ma per chi non conosce la Cappella della Sindone, anche se è famosa in tutto il mondo, dottoressa, dove ci troviamo e qual è il significato di questo luogo? Ci troviamo in un luogo straordinario, uno dei luoghi eminenti del barocco europeo, la Cappella della Sindone. Un capolavoro che è, diciamo, un'architettura aperta su due mondi. Da un lato il mondo del potere temporale, rappresentato nel Palazzo Reale di Torino, potere dei duchi di Savoia, poi re d'Italia, e dall'altro il potere spirituale, la cattedrale con la sua grande luminosa navata. Uno dei capolavori del barocco perché la Cappella della Sindone è stata progettata e costruita da Guarino Guarini, arrivato a Torino e subentrato in un cantiere molto complicato. Nel 1667 viene nominato alla guida di questo cantiere. Cantiere complicato perché? Ma intanto perché i Savoia intendevano, diciamo così, celebrare la reliquia più importante della famiglia a loro appartenente già dal XV secolo, con un edificio stratosferico, con un edificio immaginifico, con un edificio che superasse nella sua altezza la cupola del Duomo. E lo spazio era molto ristretto, quindi già i tentativi che erano stati fatti erano stati lasciati da parte, perché nessuno era proprio sicuro di poter costruire un'alta cupola con un basamento così ristretto. E Guarini, con la sua genialità, riesce ad incastrare questo edificio tra il palazzo e la chiesa, e riesce a farlo con una serie di espedienti, diciamo così, architettonici, che stanno fuori dalla regola classica dell'architettura. Guarini era una persona assai colta, ha scritto un trattato dell'architettura, ha parlato della regola classica, ma quando parla della regola ci dice anche che la regola serve per avere sempre un punto di riferimento quando si è in grado di scostarsi dalla regola per costruire qualcosa di inedito, qualcosa di mai visto. Grazie. Ma allora potremmo dire, il genio di Guarini come si è espresso in questo luogo? Due invenzioni fondamentali. La prima è il tamburo della cupola. Rispetto alla rotonda del piano terra, Guarini restringe l'anello su cui appoggia la cupola con tre grandi archi che sono completamente indipendenti dalla serie delle colonne delle lesene che erano state messe sul piano di calpestio. E in questo modo, restringendo l'anello, riesce anche a portare la cupola in elevato. Ma la cupola è sempre una cosa pesante e Guarini qui rivoluziona l'idea della cupola compatta, anticamente pensata come cupola celeste, con una cupola diafana, cioè con una cupola penetrata dalla luce. E in questo modo, diciamo, porta il nostro immaginario verso l'infinito, costruisce un'idea assolutamente nuova, ma risolve anche un problema pratico, che è quello di alleggerire il peso della cupola in modo da poterla estendere verso l'alto. Grazie. Allora, per concludere, come il genio di Guarini ha inteso esprimere la sacralità di questo luogo in relazione alla Sindone? La Sindone arrivò in questo luogo nel 1694 e questo luogo era prontissima ad accoglierla, perché oltre al valore delle scelte architettoniche, Guarini riesce a fare delle scelte simboliche molto importanti. La prima è che il percorso verso la reliquia è per il fedele un percorso dal buio alla luce, dal peccato alla salvezza. Attraverso delle scale molto in ombra si arriva
alla cupola e guardando, alzando lo sguardo, si incontra la grande luce, che è la luce celeste, che è la luce della salvezza. I marmi stessi accompagnano questo percorso dal buio alla luce. Nel basamento sono dei marmi molto scuri e diventano più grigi man mano che l'architettura cresce in altezza. Oltre a questo, Guarini inserisce in questa architettura straordinaria, che è fatta di pietre scolpite una per una, incastrate una sull'altra, dei simboli che i fedeli potevano riconoscere in ogni angolo dell'edificio, in particolare i chiodi della croce che decorano tutti i grandi archi su cui poggia la cupola, la passiflora, un fiore che sin dagli inizi del Seicento viene identificato come simbolo della passione per le caratteristiche particolari del suo pistillo, che sembra una colonna, e dei suoi stami, che sembrano dei chiodi, le stelle, che sono il simbolo dell'empireo e che quindi anche dentro l'architettura ci riportano a fuori verso il cielo, e infine il pentagono, inserito in molti particolari, che è il simbolo delle cinque piaghe di Cristo. Grazie dottoressa Pagella per la chiarezza, ma anche per la passione vibrante con cui ci ha fatto entrare e gustare il mistero straordinario di questo luogo. Grazie di cuore. Dobbiamo continuare il nostro viaggio, ma induciamo ancora qualche istante nel contemplare tanta bellezza verso l'alto. Siamo finalmente giunti alla cattedrale di Torino, dove è custodita da secoli la Sindone. E incontriamo Stefano e Lidia. Ciao ragazzi. Ciao. Rappresentano tanti giovani che vorrebbero essere presenti qui di fronte alla Sindone, ma sappiamo che questo non è possibile. Ma a loro che li rappresentano chiediamo: Stefano, cosa significa essere pellegrino, camminare nella fede? Allora, è una domanda difficile, però per me camminare nella fede e non sentirsi abbandonati, non sentirsi soli e sentirsi accompagnati da qualcuno. Un cammino insieme. Camminare insieme a qualcuno è un atto di fiducia reciproca. E quindi fidarsi del Vangelo è un po' come usare Google Maps. Ti trovi in una città che non conosci e attraverso questo strumento puoi conoscerla. Questo perché? Perché la vita non è un'improvvisazione, la vita è vocazione. Ognuno di noi deve trovare la propria strada. Io ho avuto la fortuna di trovarla andando all'università a studiare come educatore. E questo lo auguro un po' a tutti, perché accompagnato da Dio puoi trovare la tua strada. Grazie Stefano. Ma camminare nella fede significa anche sperare. Lidia, cosa significa per un giovane, per te, sperare? Per me sperare significa svegliarmi il mattino e sapere che nonostante la fatica e l'incertezza di questo periodo c'è sempre un motivo per cui sorridere. Nella contemplazione della Sindone, del volto di Cristo, credo ci sia proprio questo segno di speranza, una speranza di resurrezione e un segno di gioia. E questa gioia che noi possiamo vedere davanti alla Sindone, possiamo provare, è come quella gioia che si vive nelle tante esperienze di comunità. Una di queste esperienze, per esempio, è l'esperienza di Tesè, e incontrarsi con tanti giovani in quel luogo e condividere gli spazi e i tempi e anche il servizio è sicuramente occasione di gioia. Allora, con questa gioia nel cuore, camminiamo con la speranza di poterci incontrare insieme a tanti giovani qui a Torino nel pellegrinaggio di fiducia sulla terra nel Capodanno 2021. Grazie, e allora buona preghiera davanti alla Sindone. Grazie. Accogliamo ora il saluto che vuole rivolgere a tutti il Presidente della Regione Piemonte, dottor Alberto Cirio. Dopo un anno ci ritroviamo ancora qui, alla vigilia di Pasqua, a pregare davanti alla Sindone, davanti a un simbolo sacro a cui siamo legati, a
cui chi crede, come me, come tanti di noi, vengono oggi dedicate le nostre preghiere. È un simbolo di fiducia, ma è un simbolo che oggi deve trovarci uniti, soprattutto nella solidarietà tra le persone, perché è passato un anno, ma in questo anno abbiamo sofferto, ma abbiamo anche imparato tanto. Abbiamo imparato forse che è necessario volerci più bene, forse che è necessario aiutarci di più. E allora oggi, anche con lo strumento del vaccino, che è questa novità che ci può permettere di guardare alla fine di una tragedia come quella del Covid, siamo di nuovo qua, uniti. E allora grazie all'Arcivescovo Nosiglia, grazie per averci concesso questo straordinario privilegio, il privilegio di poter pregare insieme, il privilegio di poter guardare insieme un oggetto, ma un oggetto per noi sacro, un oggetto in cui crediamo, un oggetto che ci fa capire che c'è qualcosa dopo di noi, che c'è qualcosa prima di noi e soprattutto che se anche non lo capiamo, un senso magari c'è. E allora tutti quanti uniamoci, uniamoci oggi alla vigilia di Pasqua e uniamoci soprattutto certi che domani sarà un giorno diverso, che appena avremo vaccinato tutti ritorneremo ad essere quelli che eravamo, ma speriamo anche un po' più buoni e anche un po' più consapevoli che siamo forti solo se siamo uniti. Buon pomeriggio dalla Cattedrale di Torino. Nel silenzio del Sabato Santo stiamo per vivere insieme un momento di intensa preghiera davanti alla Sindone qui custodita. L'Arcivescovo di Torino e amministratore apostolico di Susa, Monsignor Cesare Nosiglia, custode pontificio della Santa Sindone, ha scelto come motto per questa contemplazione straordinaria televisiva attraverso i social della Sindone un versetto del Salmo 138. Il tuo amore è per sempre. Davanti alla Sindone noi impariamo di nuovo la speranza, quella speranza che Frère Alois, priore della comunità di Tesè, ha chiesto ai giovani di tutto il mondo, soprattutto ai giovani europei, di vivere verso il pellegrinaggio di fiducia qui a Torino, atteso per il prossimo dicembre. Sperare in tempo favorevole e sfavorevole, sperare sempre. Introduciamoci allora in clima di preghiera nella contemplazione della Sindone. Davvero, Signore, il tuo amore è per sempre.
Signore Gesù, noi ti rendiamo grazie perché hai preso su di sé i dolori di ogni uomo e donna che soffre. Il tuo volto, le tue mani e i tuoi piedi, il tuo costato e tutto il tuo corpo sono per noi fonte di speranza, perché l'amore è penetrato nel buio estremo del male. Donaci la luce della fede, donaci la forza dell'amore, concedici di ascoltare la tua voce che ci chiama a vedere la vittoria sul peccato e sulla morte, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, insieme ai giovani e alle autorità presenti e insieme a tutti coloro che da casa partecipano a questo momento di preghiera, contempliamo la sindone che ci parla del grande amore con cui il Signore ci ha amati. Sosteremo in contemplazione silenziosa sui segni impressi sulla sindone. Ci aiuteranno alcuni testimoni che daranno voce alle gioie e alle speranze, alle tristezze e alle angosce del nostro tempo. Davvero l'amore del Signore è per sempre. Contempliamo la sindone, il segno della croce, che richiama il portare i pesi gli uni degli altri, come dice San Paolo. Ci aiuta la dottoressa Piera Gioda, ONG torinese, CISV, insegnante ed educatrice. Grazie, Piera. Contemplare sulla sindone il segno della pesante croce portata sulle spalle permette ai nostri occhi di leggere qualcosa che il nostro cuore e la nostra mente hanno capito, in cui hanno già creduto, e cioè che portare la croce, la nostra, quella degli altri, è un cammino di speranza. E può diventare una storia che possiamo veramente raccontare a tutti. Così riusciamo, ad esempio, a capire che a leggere, oltre le narrazioni che ci dipingono i giovani come untori, irresponsabili, violenti, le storie individuali e collettive di tanti giovani che quest'anno hanno trovato la maniera, hanno trovato il modo, la forza di prendere su di sé la croce degli altri per aiutare. In questi giorni il presidente Mattarella ci ha fatto conoscere gli alfieri della Repubblica, quei minori che appunto si sono distinti, sono 20 ma ce ne sono stati molti di più, per aver saputo portare la croce degli altri, ma in modo ironico, gentile, divertente. Ad esempio noi a Torino, nel nostro piccolo osservatorio, abbiamo incontrato giovani che volevano partire volontari per l'Africa e l'America Latina, non l'hanno potuto fare e si sono messi a servizio dei poveri più vicino a noi. Abbiamo conosciuto studenti universitari che, seguiti dai loro docenti del Green Office dell'Università di Torino, hanno proposto ai dirigenti scolastici dei percorsi di educazione civica. È forse il primo caso che succede questa cosa nella storia. Come adulti ed educatori dobbiamo capire che portare la croce è un modo per camminare con le nuove generazioni insieme a loro per educare all'incontro e alla solidarietà. Davvero, Signore, il tuo amore è per sempre. Contempliamo il segno dei chiodi sui piedi,
ci aiuta a contemplare questo segno della passione Ernesto Olivero, fondatore del SERMIG, l'Arsenale della Pace di Torino. Ernesto, grazie per la tua parola. Contemplo sulla sindone il segno dei chiodi, sui tuoi piedi, Gesù. Il pensiero raggiunge migliaia e migliaia di donne, uomini, bambini, in esodo dalle loro terre, verso la speranza di un futuro migliore. Le immagini del loro camminare, a piedi nudi, nella neve, lungo la rotta dei Balcani, per cercare una vita migliore in Europa, la nostra Europa, si alternano a quelle dei tuoi piedi, inchiodati sul legno della croce. La tua angoscia mi ricorda quelle di donne e uomini come me, stipati nei barconi che attraverso il Mediterraneo, il nostro, sul loro corpo e nella loro mente sono incisi i segni di un viaggio che di umano non hanno nulla. Il segno dei chiodi impresso sul lenzuolo, testimone silenzioso della tua resurrezione, mi riporta ai passi di tante donne vendute come merce sulle nostre strade. Quanti volti, quanta vita offesa, umiliata, sfigurata, ha bussato alle porte delle nostre case, dei nostri arsenali. L'incontro con queste sorelle, con questi fratelli, disprezzati e offesi nella dignità, mi fa toccare la tua carne, Gesù, come avrei voluto fasciare i tuoi piedi doloranti, Signore. Ora lo posso fare, accogliendo ognuno di questi figli e fratelli, curando le loro ferite. Nel chinarmi su ciascuno di loro, ho ritrovato il senso del mio essere figlio dell'unico Padre e fratello di tutti, fatto per accogliere, compatire, condividere, spezzare il mio vaso di alabastro sui tuoi piedi, sui piedi di questi fratelli, che sono dono prezioso della tua presenza nella mia vita. Davvero, Signore, il tuo amore è per sempre. Il segno dei chiodi sulle mani dell'uomo della sindone, le mani. Ci lasciamo aiutare dalla contemplazione di questo segno della dottoressa Daniela Sironi, responsabile della comunità di Sant'Egidio del Piemonte. Grazie Daniela per la tua parola che ispira la nostra contemplazione. Contempliamo sulla sindone il segno dei chiodi nelle mani e ci ricordiamo del lavoro di Gesù, era un artigiano, e lo ricordiamo con le sue mani tese per sollevare e guarire la suocera di Pietro, per rianimare la figlioletta di Gairo, pronte per benedire i bambini, per toccare i malati e risanarli, aperte per ricevere il poco e offrirlo a tanti. Ricordiamo le mani del Signore che hanno spezzato il pane del suo corpo. E quelle mani del Signore le ricordiamo anche prive di violenza, prive di disprezzo, di scherno, mai in un gesto di umiliazione o di offesa, mai un furto, mai un'arma. Mani pacifiche, mani miti, che rimangono trafitte e aperte, aperte per dare e per ricordarci la sua parola. Si è più beati nel dare che nel ricevere. E un discepolo di Gesù, indiano, l'ha tradotto così: tutto quanto è donato, esso solo non è mai perduto. Ma noi questo ancora non l'abbiamo imparato. E restiamo davanti alla sindone, in silenzio, come i mendicanti, e insieme a loro, con le mani aperte, sporche, ferite dalla vita,
rimaniamo davanti alla sindone con gli anziani, con le loro mani scavate dagli anni che nessuno più stringe. E chiediamo che queste tue mani, o Signore, aperte, lo restino sopra di noi per accarezzarci, per benedirci, per salvarci. E sappiamo che tu non ti sei vergognato di noi e non ti sei vergognato delle tue ferite, tanto che le hai portate sul tuo corpo glorioso. Davvero, Signore, il tuo amore è per sempre. Le spine, un segno tanto potente, tanto intenso. Ci aiuta a contemplare le spine sulla sindone il professor Bruno Barberis, docente di fisica e matematica all'Università di Torino e studioso della sindone. Bruno, grazie per la tua parola. Sul volto e sulla nuca dell'uomo della sindone si notano più di 30 colature di sangue provenienti da ferite da punta di piccolo diametro. Sembra che sul suo capo sia stato posto un copricapo fatto di aculei acuminati. Potrebbe trattarsi di un casco realizzato con rami spinosi, non solo una corona però, ma un vero e proprio casco. La sofferenza provocata da questa tortura deve essere stata molto intensa e prolungata. Anche i Vangeli narrano che i soldati del governatore misero sul capo di Gesù un casco di spine, per scherno. E poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei Giudei! La corona è sempre stata un segno di potere, di successo, tipico dei re, degli imperatori. In quest'uomo, invece, quel simbolo di grandezza è diventato un segno di sdegno, di derisione. Una sofferenza sicuramente fisica, ma soprattutto interiore, profonda, tipica di ogni sofferenza umana. Il momento drammatico che da più di un anno stiamo vivendo ce lo dimostra ogni giorno. Eravamo lontanissimi dall'immaginare che un microscopico virus avrebbe potuto travolgere l'umanità intera. Eppure l'umanità più tecnologica della storia si ritrova umiliata e sconfitta e sembra impotente di fronte a una tale catastrofe. Tornano alla mente le parole di Papa Francesco nell'omelia tenuta un anno fa sul sagrato di San Pietro, desolatamente vuoto e battuto dalla pioggia. Non è il tempo del tuo giudizio, ma del nostro giudizio. Il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa. Contempliamo ora il segno della passione del costato dell'uomo della sindone. Ci lasciamo ispirare e guidare dal dottor Ferdinando Garetto, medico di cure palliative presso la Fondazione Faro e Humanitas Gradenigo. Dottor Ferdinando, grazie per la tua parola. Contemplando il segno della ferita sul costato, certamente quest'anno vengono in mente i tanti malati che abbiamo incontrato e ancora incontriamo dopo un anno di pandemia nei reparti Covid. Il costato fa venire in mente il fiato, fa venire in mente quella mancanza di respiro che diventa angoscia e che spesso incontriamo negli sguardi che incontrano i nostri. Sguardi sopra le mascherine che rendono quasi impossibile, a volte più probabilmente inutili le parole,
sguardi di comune umanità, sguardi di storie ciascuna unica, ciascuna irripetibile. E la ferita, arrivata improvvisa, lancinante, in un attimo, una ferita che è ancora aperta, ancora viva in tutti noi, nei malati, negli operatori, nelle famiglie, nei giovani, in tutta la società, ferita di solitudine, di distanziamento, di paura. Eppure in questo stare ai piedi della croce, questo stare che è presenza, anche se non è ancora risposta, contempliamo anche quel videro uscire sangue e acqua. Ecco, sangue e acqua, un segno di dolore, di vita, di amore. Forse l'unica vera risposta possibile in questa sofferenza. Grazie, Signore Gesù, che ci accompagni e ci guidi nella strada. E dopo aver sostato su segni tanto eloquenti della passione dell'uomo della sindone, giungiamo al volto. Ci lasciamo ispirare nella contemplazione del volto, mistero di tutta la persona, da Monsignor Giuseppe Ghiberti, biblista, sindonologo e presidente onorario della Commissione Diocesana della Sindone. Grazie per la tua parola, Don Giuseppe. Volto santo, volto caro del mio Gesù, di quante cose sei segno e a quante fai richiamo nel tuo atteggiamento silente. Mentre ti guardo mi unisco a quella miriade di persone che ti hanno contemplato nei secoli con attenzione trepida, in partecipazione sempre più consapevole ai tuoi dolori, nel ricorso al tuo aiuto. E sempre torna la domanda: ma perché? Tu, Signore, hai detto che Dio, tuo Padre, ha tanto amato il mondo da dare suo Figlio. Ma come dare? Avevi appena detto che tuo destino era quello di essere innalzato proprio da quel mondo tanto amato, cioè messo in croce dal mondo. Io faccio parte di questo mondo e tu ami e noi, anch'io, ricambiamo a questo modo. Forse per questo hai gli occhi chiusi e richiedi a noi tanto sforzo per evidenziare i tratti del volto, e taci, volto del silenzio, e nonostante gli occhi chiusi, volto della luce. Guardando il volto sindonico mi viene spontaneo dire Gesù. Lo faccio da anni e mi pare di ubbidire ad una voce che mi dice: cammina nella serenità, rispetta il dialogo con il fratello di altro parere, ma non perdere nulla di quanto questo volto benedetto ti dice. Questo regalo ha una lunga strada da compiere. Aiutami, volto santo, a guardarti insieme ai miei fratelli, ad andarti incontro senza perdere la strada. Thank you.
abbiamo contemplato i segni della passione sulla sindone, aiutati dallo sguardo e dalla parola di testimoni. Ora la nostra contemplazione si apre all'ascolto della parola dell'Arcivescovo di Torino e amministratore apostolico di Susa, Monsignor Cesare Nosiglia, il custode pontificio della Santa Sindone. Dopo la sua meditazione, la preghiera diventerà corale e porterà davanti alla Sindone le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce di tutta l'umanità, per poter ancora esclamare una volta, con il cuore commosso, stupito e riconoscente: davvero, Signore, il tuo amore è per sempre. In questo sabato santo, giorno di sosta presso il sepolcro del Signore, giorno di attesa della sua resurrezione, la Santa Sindone continua a parlarci del grande amore con cui siamo stati amati da Cristo Gesù, nostro fratello e Signore. In sintonia con la Chiesa bizantina, che nel sabato santo canta davanti all'icona di Cristo sepolto i lamenti della madre e dei suoi più fedeli discepoli, anche noi, davanti alla nobile icona del figlio trafitto, celebriamo l'ora della madre come preludio alla Pasqua di resurrezione. La Vergine Madre, che secondo la tradizione sosta presso il sepolcro del Figlio, è icona della Chiesa, che veglia presso la tomba del suo sposo, in attesa di celebrarne la risurrezione. Mentre il corpo del Figlio riposa nel sepolcro e la sua anima è scesa negli inferi per liberare i prigionieri dalla morte, la Vergine attende piena di fede la vittoria del Figlio sulla morte. Alle parole del Salmo 118, che esprime l'obbedienza del Figlio, risponde il canto della Madre. Beato l'uomo di integra condotta, che cammina nella legge del Signore. Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore. Fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò i tuoi prodigi. Io piango nella mia tristezza, sollevami secondo la tua promessa. Venga a me, Signore, la tua grazia e la tua salvezza secondo la tua promessa. A chi mi insulta darò una risposta, perché ho fiducia nella tua parola. O Gesù, mia gioia,
sarò sicura nel mio cammino, perché ho ricercato i tuoi voleri. Davanti ai re parlerò della tua alleanza, senza temere la vergogna. Vi erano là anche molte donne che osservavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra queste c'erano Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo. Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe. Anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo che si era fatto scavare nella roccia. Rotolata poi una grande pietra all'entrata del sepolcro, se ne andò. Lì, sedute di fronte alla tomba, c'erano Maria di Magdala e l'altra Maria. Nella prima parte della nostra preghiera davanti alla Sindone abbiamo meditato sul Calvario del Signore, cogliendone la profondità del significato umano e spirituale che la Sindone ci dona mediante i segni concreti della passione e morte di Gesù. La Sindone è il Vangelo comunicato non solo con lo scritto o le parole, ma con il telo ci mostra concretamente. Per questo Papa Giovanni Paolo II l'aveva giustamente definita lo specchio del Vangelo. Nella seconda parte abbiamo voluto rivedere la Sindone con gli occhi e il cuore della madre di Gesù, nel momento supremo della sua morte e sepoltura. Ci sono molti modi per portare la croce di Gesù. Quello del Cireneo è uno dei più comuni. La croce ti viene messa sulle spalle per forza e tu ti rassegni a portarla. Sono tutte quelle croci di cui sembra che nessuno possa fare a meno. Una malattia grave, un problema difficile di famiglia, di lavoro, una realtà pesante e dura da sopportare per te e per chi ti è vicino, la morte di una persona cara e così via. Insieme a queste croci si è aggiunto nel tempo
presente anche la pandemia, che ci obbliga a gestire una realtà faticosa e di sofferenza per molti ammalati e soggetti al coronavirus. Insomma, nella vita si sa che la croce è parte integrante dell'esperienza di ognuno. In tale circostanza lamentarsi è obbligo, dimenticando che di croci ben più pesanti delle nostre è pieno il mondo e che comunque per chi ha fede la croce è anche via di purificazione, di redenzione, come lo è stata per Gesù. C'è però un altro modo di portare la croce, quello di Maria, la madre di Dio. Ella sceglie di portare la croce con il figlio sul Calvario. È la croce del dolore di madre che vive la solitudine e l'abbandono. È la croce dell'offerta del proprio sacrificio in unione a quello del figlio per redimere il mondo dal peccato e dalla morte. È via di solidarietà, dunque, di amore, dono di sé, atto di confidenza in Dio e di speranza. Come si uniscono questi due modi di portare la croce? È Gesù stesso che li fa diventare una cosa sola, quando dall'alto della sua croce, vedendo Giovanni e la madre, li affida l'uno all'altro. Così la croce dei discepoli viene associata a quella di Maria e diventa scelta di amore, di consolazione. E quella di Maria viene associata a quella dei discepoli e diviene intercessione e mediazione di grazia. Maria, la madre, dunque, aiuta i figli a portare la croce del figlio suo. Maria si fa presente sempre in ogni casa e in ogni vita, dove c'è la prova, c'è la sofferenza. È presente quando la Chiesa è nella persecuzione, quando nel mondo è in pericolo la pace. Ella è presente perché è la madre a cui ogni uomo è stato affidato da Gesù, affinché trovi in lei la sponda desiderata per vincere la paura della croce e vivere nella speranza della vittoria pasquale. Tutti conosciamo il capolavoro della Pietà di Michelangelo, che ci mostra la madre di Gesù, Maria addolorata ma serena, che accoglie nelle sue ginocchia il corpo morto del figlio. Un'opera che ci richiama al Sabato Santo e dunque quel tempo di attesa in un atteggiamento di silenzio e di preghiera insieme a Maria nella vigilia della risurrezione di Gesù. Abbiamo voluto vivere davanti alla sindone la contemplazione del corpo di Gesù, ce l'hanno mostrato molte volte attraverso la televisione oggi. Con l'amore della madre davanti al sepolcro, nel silenzio e nella preghiera, come ci offre lo sguardo di fede di Maria. In questi momenti abbiamo rivissuto i suoi stessi sentimenti del cuore di madre addolorata, ma forte, che confermano la certezza della risurrezione. Come ci ha ricordato Papa Francesco, il nostro sguardo incrocia anzitutto quello di Gesù stesso, che dalla sindone però è Lui che ci guarda, è Lui che ci invita ad andare oltre il mistero della sua passione e morte e apre il nostro cuore insieme a tutta la Chiesa perché vediamo il suo volto in quello di tanti nostri fratelli e sorelle sofferenti, poveri, bisognosi di affetto, di sostegno umano, spirituale, mentre lodiamo e rendiamo grazie al Signore, sicuri e gioiosi della sua Pasqua ormai imminente, e professiamo insieme con fede: il tuo amore è per sempre. Mi consumo nell'attesa della tua salvezza, spero nella tua parola. Si consumano i miei occhi dietro la tua promessa, mentre dico: quando mi darai conforto? Oh,
mi hanno scavato fosse, gli insolenti che non seguono la tua legge. Verità sono tutti i tuoi comandi, a torto mi perseguitano. Vieni in mio aiuto. Ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi. Custodirò i tuoi precetti. Io ti chiamo, salvami e seguirò i tuoi insegnamenti. Come le donne di Galilea al sepolcro. Ora una giovane effonderà dell'olio profumato e saranno poste davanti alla sindone oltre 300 richieste di preghiera giunte attraverso i social media soltanto in queste ore. Davanti alla Sindone portiamo la nostra preghiera universale, in particolare per tutti i sofferenti.
Signore Gesù, quando le prove di questo tempo lungo di pandemia ci schiacciano e viene meno la speranza, fa splendere la tua luce. Signore Gesù, quanti tanti giovani e padri di famiglia soffrono per la mancanza di lavoro e viene meno la fiducia, fa splendere la tua luce. Signore Gesù, quando la fatica di questo tempo rallenta il cammino di crescita dei figli, mette a dura prova i genitori e viene meno la carità, fa splendere la tua luce. Signore Gesù, quando ci sembra che il male sia più forte del bene e l'ombra della croce oscura la nostra fede, fa splendere la tua luce. Preghiamo. O Padre, che hai glorificato tuo Figlio Gesù Cristo nella sua beata passione e lo hai costituito, Signore, nella sua risurrezione dai morti, a noi che veneriamo la sua immagine raffigurata nella Santa Sindone, dona di contemplare il suo volto glorioso. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. La benedizione del Signore sia sempre con noi e ci accompagni nell'attesa di celebrare nella gioia la risurrezione del Signore. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Thank you.
con le braccia al cielo che scende da lassù dentro le mie mani, dentro questa vita di vita.